perché, come sapete, ho postato un nuovo articolo sul mio blog, sulla novità e tutto quanto, quindi nemmeno uscito che già me lo sono ordinato. Pacco Neve Cosmetics. Non l'ho aperto, lo voglio aprire insieme a voi. Quindi iniziamo questo video dicendo presentazione, anteprima. Ah, non anteprima perché è già stata presentata, però vabbè. Presentazione della palette Blushissimi, la volevo assolutamente, mi era piaciuta troppo come idea. Andiamo ad aprire e a questo punto sembro psycho, cioè vabbè, andiamo ad aprire il pacco. Siccome vi ho detto, io ho ordinato questa cosa e ho deciso per il pagamento in contrassegno, perché essendo una di quelle aziende che ti permette di poter pagare direttamente quando ti portano il pacco, ho preferito così. Sono contentissima perché, guardate, per evitare che la palette si rovini, guardate come me l'hanno tutta imballata, cioè sono contentissima. E all'interno del pacco ho trovato prima di tutto questa qui, quella solita pochettina. Sono contenta perché mi è arrivata in questo colore rosa corallo. Vabbè, si vede che anche la Neve Cosmetics sa che ho questa passione del corallo. E ovviamente tutti i loro cartellini, tra cui questo qui degli arcobaleni. Io volevo ordinare il pastello, quello color avorio, quello di nome avorio, però ho evitato. Oltre alla palette, ecco, infatti, allora, nella pochettina ci ho trovato anche l'omaggio. Quando voi sapete, potete chiedere a Neve quale omaggio mandarvi, se è possibile. Io avevo chiesto il campione dell'ombretto Dragon perché lo volevo provare, anche se ero riuscita a trovare una variante, un dupe che mi ero fatta io. Se vi interessa, ditemelo perché vi faccio il video. Loro mi hanno mandato come omaggio una cialda degli arcobaleni. Sono contenta, ma allo stesso tempo non mi piace, perché è questo qua. Come potete vedere, è questo verde acido e questo verde, non mi parte la cialda, è questo verde ed è, come vi ho detto, lime. Sono contenta perché, per carità, un ombretto del genere è tutto qua. L'unico problema è che non so quanto lo potrei utilizzare, in quanto io il verde non è che mi piaccia, cioè adesso mi sto attaccando molto al verde smeraldo, i verdi acidi non è che mi piacciono tanto. Oltre alla palette, perché tanto l'avete capito che ho preso la palette, ho voluto acquistare un pennello, che è questo qui, per il blush infatti, quindi l'ho preso apposta perché ho detto, prendo questa palette, non posso non prendere questo pennello. Ed è questo qui, come vedete, che era della nuova collezione che era uscita dei tre pennelli, questo che si vede usare parecchio da Giuliana. Allora, devo dire che le setole sono compattissime, veramente compatte, è di una morbidezza unica, veramente morbido. Mi piace perché si presenta in questo manico di nero laccato e l'attaccatura, vedete, è questo qui in metallo fucsia ciclamino, molto carino. Quindi questo l'ho voluto prendere assolutamente e questo qui mi è venuto 12,90 euro, mi pare. Allora, questa è la palette, vedete, molto bella, mi piace. A vederle sembrano molto più piccole, invece devo dire è bella grande. Conosco le altre palette degli arcobaleni e la Scurissimi mi era piaciuta tantissimo, però e da che le volevo prendere, poi ogni volta cambiavo sempre idea. Questa però non me la volevo far scappare. Allora, perché questa mi ha convinto di più rispetto a tutte le altre palette? Perché mi piaceva il concetto che, essendo la Neve Cosmetics la prima casa bio, mi piaceva perché lo potevo utilizzare e mi piace a me possibilmente utilizzare sul viso, sulla mia pelle, prodotti non troppo ricchi di cose chimiche. Quindi ho preferito andare su una cosa del genere, perché tante case
di prodotti non famosissimi come la Fraulein, come altre case come la Zoeva pure, ha già fatto una palette del genere, però questa di Neve Cosmetics mi era piaciuta tantissimo, proprio subito a vederla me ne ero innamorata, quindi ho detto ricado su questa. Questa è la palette, vedete? Molto carino questo discorso dell'arcobaleno qui, che è color corallo, tanto lo sapete ormai. C'è da dire che la durata è di 12 mesi, ci sono 10 cialde, è una palette di quelle a scatto, quindi appena si apre è questa qui. Vedete? Allora, mi piace il discorso che non c'è lo specchio, strano ma vero, mi piace, quello mi piace tantissimo. Poi devo dire che mi sono piaciuti subito i colori, si presenta con 7 blush, perché dovete contare questi 5 più questi 2, poi ci sono due terre e un illuminante. I colori mi piacciono, sono dei bei colori, sono molto versatili. E devo ammettere che non mi sarei aspettata, cioè questa voglia di volerla comprare subito, perché proprio mi era piaciuto tantissimo. E poi c'è da dire che si divide in colori shimmer, colori matte e anche satinati. Per chi utilizza molto la Neve Cosmetics, sono delle cialde versatilissime, cioè che vuol dire che possono essere usate come blush, come gloss, come rossetto, come ombretto, quindi si può utilizzare anche come palette per ombretti. Io preferisco utilizzarla come blush, poi tanto so che la presterò anche a mia madre. Allora, questi sono i colori, spero li vediate. Questa è Gem, vedete, comunque purtroppo sulla mia carnagione non si vedono tanto. Però guardate che bello questo. Io comunque ho cercato di swatcharveli tutti, da Gem a Plastic, che è l'illuminante. Ammetto che come parecchie di voi mi aspettavo un'offerta sul sito, invece l'hanno messa direttamente a prezzo pieno e hanno fatto l'offerta sulle cialde d'ombretto con la palette, infatti, che le può contenere a scontata. Non mi interessavano, quindi ci sono rimasta un po' male. Lo volevo assolutamente, quindi l'ho presa immediatamente. Molto bella e la sfrutterò tantissimo perché ho in programma dei viaggetti, quindi me la posso portare ovunque. Sono molto contenta del pennello. È molto bello, devo dire, molto molto bello. Ah, vediamo cosa farò di questa cialda perché mi dispiacerebbe non utilizzarla, però dall'altra, cioè, vediamo che mi invento. Io aspetto di sapere cosa ne pensate, spero che non sia stato un video lunghissimo, le brutte farò dettagli. E niente, aspetto di sapere cosa ne pensate, un po' tutto quanto. Vi ripeto, avevo già scritto un piccolo articolo sulla presentazione sul blog, quindi andate sul blog perché ho messo anche. Andate sul blog perché ci stanno sempre diversi articoli che scrivo. E niente, aspetto di provarla e aspetto di farvi sapere un po' come mi trovo. Io vi mando un bacione e al prossimo video. Ciao!